Buona serata, ben ritrovati dalla TGR Sardegna. Dunque, diminuiscono gli infortuni nel settore dell'edilizia sarda. I dati incoraggianti emergono all'interno della campagna sociale della nostra testata sulle morti bianche. Un miglioramento dovuto in primo luogo alla cultura della formazione che coinvolge sempre più addetti. Un dato positivo però che non riguarda tutte le regioni d'Italia. Vediamo i servizi di Elisabetta Azzeni e Virginia Polizzi. Se gli ultimi dati INAIL registrano piccoli passi avanti verso la sicurezza sul lavoro, resta sorvegliato speciale il settore dell'edilizia, dove si registra un consistente numero di infortuni insieme ad un aumento delle denunce. Per prevenire il fenomeno dell'incidentalità sui cantieri è fondamentale formarsi e attenersi alle regole, come spiega Marco Franceschi, presidente del Comitato Sicurezza Cassa Artigiana Edile della Sardegna. L'applicazione delle norme sulla sicurezza e la cultura della sicurezza è un percorso che ha l'obbligo di migliorare in ogni occasione possibile. E sicuramente passa per la diffusione della cultura della sicurezza, quindi attività di formazione specifiche per il personale, per gli addetti, per tutti gli operatori, compresi i progettisti, ma anche per il rispetto di regole, a cominciare dai contratti di lavoro per continuare sulle norme vigenti in materia. Confartigianato, nel sindacato di settore, l'ANAEP, l'associazione a cui fanno capo i costruttori edili, si adopera molto anche attraverso il proprio ente bilaterale, la Cassa Artigiana dell'Edilizia, insieme ai sindacati CGL, CISL e UIL e al suo organismo di rappresentanza, che è il Comitato Paritetico Regionale, che si occupa di sicurezza. Giuseppe Kiriak. Sì, sono due morti, sono due italiani. Marco, Arrigo, ancora Giuseppe, non ce l'ha fatta neanche Giancarlo. Nomi, persone che quel giorno molto probabilmente avevano qualcuno a casa ad aspettarli, invano. Ogni 24 ore in Italia 3 persone muoiono sul lavoro. Sono operai che costruiscono case, camionisti soprattutto, ma anche impiegati del manufatturiero. E se in Lombardia, Lazio e Sicilia è nell'edilizia che si muore di più, in Piemonte, Emilia Romagna, Friuli e Venezia Giulia i settori maggiormente a rischio sono trasporto e magazzinaggio. A lanciare l'allarme è l'ANMIL, che denuncia un trend di crescita rispetto al 2017. L'anno scorso in Lombardia sono state denunciate 139 morti, è la regione italiana con il primato negativo, seguita dall'Emilia Romagna con 115 decessi, nel Lazio se ne sono contati 92, in Veneto 91. Sono le regioni dove dal 2017 in poi vi è stato un aumento della produzione, aumento di ore lavorate, assunzioni e purtroppo perciò sono le regioni dove è successo di più. Possiamo dire che purtroppo una ripresa economica porta anche più morti sul lavoro? Purtroppo sì, ma noi dobbiamo lavorare perché ciò non accada. Servono fondi, serve formazione, servono controlli, è l'appello dell'ANMIL al nuovo governo. E ora vediamo le regioni più virtuose. Basilicata 12 decessi, Molise 11, Valle d'Aosta 2. Si muore anche qui e questo non è più tollerabile.